come fare per capire di che cosa stanno parlando, quale maniera migliore se non collegarci in diretta con loro, con Roma. Abbiamo Giuseppe Brescia e Luca Frusone, rispettivamente in Commissione Difesa e Cultura. Buongiorno ragazzi, benvenuti sulla cosa. Ciao. In realtà era un test, era al contrario, vedo che vi siete messi a ridere perché ho detto rispettivamente, è quell'avverbio che mi ha fregato. Comunque insomma, a sinistra vedete Luca Frusone, dall'altra parte vedete Giuseppe Brescia, così è ufficiale. Allora ragazzi, oggi parliamo assieme a voi di F-35, perché e in quale maniera? Sì, oggi è stata una giornata importantissima perché abbiamo fatto una conferenza stampa congiunta con SEL, perché insieme a loro abbiamo depositato una mozione per l'abolizione della partecipazione dell'Italia al programma degli F-35. E siccome per questi aerei si spendono tantissimi soldi, ora Luca entrerà un po' più nel dettaglio di questo, era molto importante che noi dessimo questo segnale, perché in realtà si parla tanto di questi fondi che mancano per tanti altri settori ben più importanti, e quindi questo ci sembra un segnale fondamentale da dare a questo governo, un indirizzo da dargli al quale dovrebbero attenersi tranquillamente senza fare troppe storie, perché se dobbiamo reperire dei fondi, questo è sicuramente un modo per farlo. Sì. Allora, oggi abbiamo presentato appunto questa mozione firmata da oltre 150 deputati. Naturalmente il Movimento 5 Stelle, il gruppo della Camera, ha firmato in maniera compatta questa mozione, perché appunto è un tema che ci sta molto a cuore, e mi associo alle parole di Giuseppe, perché appunto si parla di cifre veramente enormi, spaventose. Si parla solamente per l'acquisto di circa 13 miliardi, e poi tornerò anche sui costi, per arrivare ad una cifra complessiva tra tutte le spese accessorie, gestioni e via dicendo, che supera i 50 miliardi. Naturalmente questa è una spesa spalmata in più anni, però appunto una cifra enorme, soprattutto per questo momento che attraversiamo come paese. Poi dicevo circa 13 miliardi perché appunto il costo finale non è ben chiaro. Questo progetto d'arma sta attraversando una marea di problemi che ha portato il costo di ogni singolo velivolo alle stelle. Sta diventando veramente un boomerang per gli Stati Uniti, che lo portano avanti, cercheranno di portarlo avanti, ma anche per noi che come dei muli continuiamo a tirare dritto e vogliamo a tutti i costi acquistare. Quando parlo di noi, naturalmente non parlo del Movimento 5 Stelle, certo, riferisco naturalmente alle parole del ministro Mauro, che ha detto che questi strumenti servono per fare la pace, quindi veramente... Luca, senti, ti posso chiedere una cosa? Perché una delle critiche che si muovono insomma, nei confronti di chi avversa questo acquisto folle, se mi passate il termine, è che questo acquisto e questo ordine da parte del Ministero della Difesa in realtà servirà a garantire dei posti di lavoro, delle persone che dovranno assemblare. Ricordiamo, praticamente gli aerei verranno assemblati in alcune parti in Italia, quindi ci sono delle maestranze che lavoreranno. Analizzando da dentro questo progetto, è possibile confermare questa cosa o è assolutamente minimale, irrisoria? No, in realtà anche qui ci sono effettivamente dei dati discordanti, perché c'è chi naturalmente tira avanti questo progetto, parla di circa 10.000 posti di lavoro, quando in realtà possiamo arrivare a un 2.000 posti di lavoro. E comunque dobbiamo sempre ricordarci che il vecchio progetto, in realtà non è vecchio, ma quello degli Eurofighter appunto portava 10.000 posti di lavoro all'incirca, quindi al massimo si riempiegherebbe quella forza, quindi in realtà non è che è un contributo all'occupazione per l'Italia, questa è una linea che portano avanti perché appunto non sanno in una certa maniera come aggrapparsi e portare avanti questo progetto. E comunque noi non è che gli aerei li costruiamo in Italia, noi abbiamo delle commesse, e poi ancora anche qui effettivamente non ci sono delle informazioni precise, perché noi appunto dovremmo occuparci di costruire le ali, però vediamo anche un trattamento diverso tra l'Italia proprio quando si parla di occupazione ed altri paesi. Per esempio, una notizia di poco tempo fa è che la Turchia, nonostante ancora non ha deciso di acquistare
Si parla di circa 100 velivoli, ma ancora non ha deciso, però ha già avuto commesse per circa 300 milioni di dollari. Quindi effettivamente vediamo gli Stati Uniti che cercano di avere nuovi partner per poter gettare ancora denaro in questo progetto ed arrivare ad una fine, perché altrimenti il rischio più grande che corrono loro è quello che si avvii una spirale di morte, visto che molti paesi stanno parlando di ritiro, e rimanere da soli con questo cerino in mano e non poter più sostenere i costi. E quindi anche si mettono in giro queste voci dicendo appunto che porterà occupazione, che porterà queste cose, quando in realtà noi se ti posso interrompere, poi c'è da fare anche un discorso etico rispetto alla questione del lavoro, perché io per esempio, che vengo dal mondo del volontariato e ho affrontato questi temi nelle scuole in Italia, noi con la nostra associazione portavamo come esempio quello di un signore che proprio vicino alla mia città, io vengo da Bari, fabbricava mine antiuomo. Ad un certo punto della sua vita si è reso conto che questo lavoro non era affatto, diciamo, non rientrava più nei suoi principi, e addirittura ha deciso di diventare uno sminatore. Quindi quello che io ho detto anche in una precedente occasione, sempre parlando di F-35, è che chi fa parte di questo indotto dovrebbe anche operare una scelta etica, perché noi è quello che chiediamo anche sempre ai cittadini come Movimento 5 Stelle. Se vogliamo cambiare le cose, non dobbiamo soltanto pensare a guardare non oltre il nostro naso, quindi bisogna tenere presente questo e cambiarle veramente le cose. Ed ha perfettamente ragione, perché appunto questa marea di soldi potrebbero essere utilizzati appunto per altri settori, che creerebbero molti più posti di lavoro e creerebbero un effettivo beneficio per l'Italia. Ad esempio, effettivamente la fibra ottica in tutta Italia, che ci sono degli studi che su per giù, guarda, nemmeno a farlo apposta mi sembra si parlava di un 14 miliardi di euro come costo totale, quindi ci siamo, ma nemmeno a farlo apposta. Ecco Luca, hai fatto bene a dire questa cosa, però, perché io mi metto anche nei panni di potenzialmente chi già in questo periodo vive una condizione difficile lavorativa, e l'idea evidentemente non gli si può dire anche no, ma tu devi fare anche una scelta etica, perdi il posto di lavoro perché c'è una scelta etica da fare. Chiaro, se si parla invece in maniera più ampia di un programma organico che preveda il disinvestimento di denaro che va appunto a velivoli o comunque strumenti di offesa, come devono essere giustamente chiamati, ma questa cifra non spesa viene ridestinata, ricollocata in un'altra maniera, allora a questo punto il principio etico può essere preservato. C'è una domanda però che vi fanno direttamente, ve la fa Enzo: ma gli F-35 non sono un contratto vecchio che, se non onorato, ci farebbe andare incontro ad una penale? No, in realtà non ci sono delle penali, quindi su questo possiamo stare tranquilli. Diciamo che si potrebbe perdere un investimento, ma sulla ricerca, perché i progetti d'arma vengono sviluppati in più fasi, quindi noi parliamo di un progetto avviato, se ne è iniziato a parlare nel 96 con Andreatta addirittura, poi si è partiti nel 97, varie fasi. Naturalmente all'inizio ci sono delle fasi di sviluppo, però in realtà non c'è una penale, quindi non andremo incontro a sanzioni, quindi è un motivo in più appunto per tirarsi indietro. E come dicevo prima, altri paesi lo hanno fatto e hanno, come dicevamo prima, appunto riutilizzato, riallocato queste somme per cose più importanti. E Giuseppe, motivi infatti ce ne sono tantissimi per fare questo passo indietro. Io che sono in commissione cultura, in questi giorni noi stiamo affrontando delle tematiche, per esempio la questione della sicurezza nell'edilizia scolastica. A settembre rischiano di non aprire 400 scuole. E quindi noi pensiamo che, siccome ci chiedono dove andremo a prendere i soldi per mettere a posto queste scuole, quindi per assicurare un diritto fondamentale al futuro di questa nazione, noi gli rispondiamo per esempio abolendo questo programma, noi gli rispondiamo per esempio abolendo le province, per esempio non partecipando più non realizzando più la TAV. Quindi di solito
noi stiamo dimostrando di dire delle cose e fare quelle stesse cose, il principio della coerenza non ci manca, e infatti in Commissione Cultura noi ci siamo battuti e già abbiamo raggiunto un ottimo risultato, perché ieri abbiamo parlato di fondi alla ricerca e andando contro le dichiarazioni che ha fatto questo governo, andando contro anche la volontà del nuovo ministro dell'istruzione Carrozza, hanno detto di non voler toccare i soldi a questo comparto, già si stava decidendo per un piccolo taglio. Avevano inserito un'osservazione che diceva che la commissione consigliava al governo di utilizzare il 95% del 98% dei soldi del 2012, e invece noi ci siamo imposti, abbiamo ottenuto di inserire una condizione, quindi qualcosa di più vincolante per il governo, di dare il 100% di quei soldi, perché se si dice di non voler fare tagli, il primo provvedimento della Commissione Cultura non può essere quello di fare di fatto un taglio, e quindi questo risultato già l'abbiamo portato a casa. Ora ovviamente la palla passa al governo e quindi vedremo se manterranno le loro promesse. Noi saremo sicuramente qui a ricordargli che le dichiarazioni che hanno fatto vanno in un'altra direzione. Giuseppe, Luca, ma la sensazione che avete dai vostri, lo so che fa venire l'orticare, ma sono comunque colleghi parlamentari degli altri schieramenti politici, quando presentate e parlate di queste cose, come vi guardano? Come degli alieni, sempre siete oggetto di scherno, cominciano a prendervi sul serio, vi prendono in giro, vi vedono come i cittadini inesperti, che insomma a sentire le vostre parole tutto siete fuori che inesperti. In realtà su alcune tematiche, come per esempio questa degli F-35, si è instaurato anche un rapporto di collaborazione molto buono. Noi facciamo parte di un intergruppo parlamentare per la pace, vi fa parte la Commissione Difesa, Esteri, poi anche ad esempio Giuseppe che è in Commissione Cultura, quindi in realtà su determinate tematiche, con alcune persone naturalmente, non con tutte. E infatti adesso parleremo anche di quello che è successo per quanto riguarda questa mozione, ci troviamo d'accordo su questi temi, quindi non c'è problema, sempre per rispondere a chi ci accusa sempre di dire di no, di volerci sempre un po' stare sempre sulle nostre, invece in realtà noi siamo molto collaborativi quando si tratta di tematiche che sono del Movimento 5 Stelle. Certo. L'abbiamo sempre detto, mi pare che sia anche nel programma, le alleanze a prescindere, le cambiali in bianco a nessuno, ma laddove ci sia una decisione anche del partito più lontano all'idea del Movimento 5 Stelle, si votasse, si proponesse una legge di fatto per il bene comune, non ci sarebbe neanche un battito di ciglia a fermare il vostro polso nel firmare questa mozione. Vai Luca. Poi, per rispondere anche ad un'altra cosa, questo... Visto che qualcuno ci dice che siamo teleguidati, che non abbiamo la nostra testa, che non possiamo... Oggi è successa una cosa molto particolare con questa mozione. Certo, prego, perché... Giuseppe. Io ho sollevato anche la questione in conferenza stampa, perché ho chiesto ai giornalisti, così come fanno le pulci a noi su ogni minima decisione che prendiamo, di anche relativa importanza, tipo questioni di aree o cose di questo genere, ho chiesto di andare a chiedere a tutti i componenti del PD che non hanno firmato questa mozione, perché l'hanno firmata soltanto in 14 dei deputati, perché non l'avessero fatto, perché a quanto ne sappiamo noi avevano firmato molte più persone, poi addirittura sono stati bloccati, gli hanno fatto ritirare alcune firme e sono rimasti soltanto 14 coraggiosi all'interno di questo provvedimento del PD. Quindi io voglio capire bene chi sono i telecomandati qui, noi che decidiamo tranquillamente di firmare questa mozione perché lo riteniamo qualcosa che va per il bene comune, per il bene degli italiani, o loro che sono stati fermati, e voglio capire per quale motivo sono stati fermati, che interesse c'è dietro questi acquisti, che cosa hanno paura di chi hanno paura di scontentare. Ecco, questo Giuseppe, c'è proprio una domanda di Domenico in questo senso, ma non accettano le proposte perché il governo è sotto ricatto? È una domanda che io farei più a questi deputati, perché veramente noi veniamo tartassati dai giornalisti su ogni minimo punto, anche se parliamo di queste cose importantissime, magari raggiungiamo obiettivi
importanti come quello che vi ho detto prima sulla ricerca, perché non tagliare i fondi alla ricerca mi sembra qualcosa di cui dover parlare sui giornali. Poi invece mi vengono a chiedere cose che sono di infima importanza e quindi dovrebbero andare a chiedere a quelli del PD che cosa c'è dietro questa vostra scelta, che cosa vi blocca, perché non riuscite a prendere un provvedimento così scontato, così facile da prendere per il bene dell'Italia. Ovviamente noi abbiamo le nostre abbiamo le nostre teorie a riguardo. Non so se tu ne vuoi accennare qualcosa, però no, mantenete un profilo istituzionale, ragazzi, mi raccomando, perché quello, esatto. quello è il vostro ruolo. Questa invece è una domanda che vi faccio io. Intravedete uno spiraglio, una possibilità che questo progetto venga rigettato, che con gli F-35 ci si fermi, o comunque cercare di fermare l'acqua con le mani, secondo voi? A pelle, come sensazione. Allora, in realtà sulla carta ci sono tutti i requisiti per poter fermare questo progetto, perché effettivamente riusciamo a rispondere colpo su colpo a tutte le obiezioni che ci vengono poste, perché appunto al di là della questione prettamente economica, quando si parla appunto di difesa e ci dicono che questo velivolo è importantissimo per la nostra nazione, perché così, perché cosa, noi siamo in grado innanzitutto, cioè siamo in grado di dimostrare che in realtà questo velivolo è non è indispensabile per la nostra difesa, anzi siccome è un velivolo particolare, va effettivamente va in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, come lo vediamo noi, perché appunto è un velivolo particolare, è un velivolo appunto, è un bombardiere, porta le bombe, diciamocelo. E quindi, ritornando al discorso etico, in realtà non si inserisce molto bene sul concetto di difesa che abbiamo noi del Movimento 5 Stelle e nel concetto di difesa che è espresso nell'articolo 11. Adesso infatti noi abbiamo anche chiesto al governo quale sia il loro concetto di difesa, perché se un ministro mi dice che servono per fare la pace, probabilmente il problema maggiore sarà proprio questo, cioè sederci a tavolino e definire che cos'è la pace. Forse noi siamo rimasti indietro. Una volta si sapeva che cos'era la pace, era l'antitesi della guerra, era il contrario della guerra. A questo punto invece mi pare che hanno sporcato un po' il concetto e si inizia a parlare di pace anche quando si bombarda, si inizia a parlare di pace anche quando si va contro la sovranità di un altro stato e via dicendo. Quindi io ci tengo a precisare anche un'altra cosa, che questo provvedimento, questa mozione, quindi questa esigenza, non viene soltanto dal Movimento 5 Stelle e SEL. Dietro questo provvedimento ci sono tantissime associazioni, c'è Rete per il Disarmo, Tavolo per la Pace, Sbilanciamo, c'è tantissime altre, quindi è qualcosa che veramente viene chiesta dalla base e come al solito noi ci facciamo portavoce di queste esigenze, di queste istanze. Quindi chi deciderà di andare contro questo provvedimento deciderà di andare contro gli italiani, questo deve essere chiaro. Tra le altre cose, questi velivoli che ci costeranno 127 milioni di dollari per ogni aereo, a dispetto degli 80 annunciati, cioè, lo ripeto, non mi è scappata la cifra, 127 milioni di dollari, quindi un centinaio di milioni di euro, poco più, per velivolo, ogni aereo, sono anche, possiamo dirlo, delle baracche. C'è stata una bellissima puntata di Riccardo Iacona di Presa Diretta, dove sono stati evidenziati anche innumerevoli problemi e sono ancora sul piatto questi problemi. La faccio sia a Luca che a Giuseppe la domanda, tecnicamente. Sì. Beh, sì, in effetti destano molte preoccupazioni questi velivoli. Addirittura ci sono alcuni siti specializzati che fanno fatica addirittura a vederli come velivoli, come caccia di quinta generazione, mentre noi ad esempio abbiamo un Eurofighter che è di quarta generazione e mezzo, questa dovrebbero essere di quinta, ma confrontandoli con altri aerei, anche se hanno magari hanno delle definizioni diverse, non sono dei multiruolo ma sono magari di supremazia aerea, in realtà le tecnologie che montano in alcuni casi, oppure che dovevano montare o che trovano problemi per montarle, non li rendono effettivamente di quinta generazione. Quindi noi andremo a pagare in un certo senso questo aereo tantissimi soldi, ma in realtà
non sappiamo innanzitutto i tempi, non sappiamo i costi effettivi e poi se queste difficoltà andranno ad inficiare le prestazioni di questi aerei, e quindi ci ritroveremo degli aerei che in realtà non sono nemmeno utilizzabili per le missioni che dovrebbero andare a compiere, che in un certo senso un pochino, se devono compiere quelle determinate missioni che ben sappiamo, forse è meglio che non ce la fanno, in un certo senso. Mi sembrano un po' come le paradossale, ma dobbiamo ti fare quasi contro per non esportare la democrazia con le bombe. Sembrano un po' le centrali di quarta generazione nucleari che si immaginava Pierluigi Bersani. Esempio calzante, perfetto. Hai fatto un esempio perfetto. E poi ci sono anche molti problemi. Ultimamente c'è stato anche un attacco hacker da parte di alcuni hacker cinesi agli Stati Uniti e pare che abbiano preso proprio delle informazioni anche sugli F-35, quindi se pensiamo che loro stanno sviluppando degli aerei che parlo sempre sulla carta, in realtà sarebbero in grado di abbattere in un batter d'occhio un F-35, a che ci servono? Se veramente sembra paradossale la cosa. Soprattutto fanno, a quanto pare fanno anche da parafulmine questi aerei, sì, tra le altre cose. Quindi notizia di ma che mi hanno mandato poche ore fa, sono anche molto rumorosi e comporterebbero anche dei problemi dal punto di vista dell'inquinamento acustico. Quindi però diciamo che come ne parlavamo prima, si potrebbero anche investire dei soldi per coprire questi difetti, per risolvere questi problemi. Il punto deve essere che l'Italia si deve opporre all'acquisto per principio, perché essendo questi aerei sono incostituzionali, vanno contro l'articolo 11, quindi noi non dobbiamo acquistarli per principio e dobbiamo spendere, non mi stancherò mai di dirlo, dobbiamo spendere quei soldi per altro, perché abbiamo parlato della scuola, ma possiamo parlare di reddito di cittadinanza, possiamo parlare di questi soldi che hanno sbloccato ora per le imprese, che sono molti meno di quelli che in realtà le imprese aspettano. Ce ne sarebbero tantissime. Solo quest'anno per finanziare questo progetto si spendono 4 miliardi. Con 4 miliardi noi mettiamo a posto le scuole, oppure facciamo il reddito di cittadinanza, oppure eliminiamo l'IMU davvero. Cioè ci stanno tantissime cose che si possono fare con i soldi e noi li sprechiamo per cosa? Che poi sembra paradossale, anche negli Stati Uniti si parla, almeno per quest'anno, di ridurre la produzione perché anche lì in un certo senso sono in spending review e quindi passeranno, per quest'anno erano previsti circa 19 F-35 e si parla di produrne solamente 14 proprio per risparmiare dei soldi, e poi congiuntamente si parla anche di intervenire sugli Harrier, che non sono in realtà vecchi, e quindi prolungare la vita di questi aerei, proprio perché questo progetto sta accumulando dei ritardi mostruosi e quindi anche noi potremmo andare sulla stessa, risparmiando moltissimi soldi, se effettivamente, perché un'altra critica che muovono nei nostri confronti è quella che dicono ma noi degli aerei dobbiamo averli anche per difesa. Beh, abbiamo degli aerei che spendendo molto di meno potrebbero essere in un certo senso aggiornati, potrebbe essere prolungata la loro vita e quindi potrebbero fungere tranquillamente, fungere da aerei di difesa. Ci sono un po' di domande, molto apprezzamento per quello che fate, poi si ritira fuori ovviamente in questi giorni, in queste ultime ore è un argomento di primo piano, primissimo piano nel Movimento 5 Stelle, nella nostra chat, andate in TV a dire queste cose, dobbiamo smettere di farci prendere a calci nel culo da questa stampa assurda. Domenico invece vi chiede, ma ragazzi, al di là di tutto quello che state facendo, c'è qualcosa che noi cittadini possiamo fare per aiutarvi qua fuori dal palazzo? Assolutamente, assolutamente. Io credo che il Movimento 5 Stelle, il momento in cui è stato più forte, in cui si è sentito veramente la forza e la potenzialità del movimento, è stato nel momento in cui i cittadini erano fuori a combattere con noi, tra virgolette. E quindi è fondamentale che ci sia sempre l'appoggio all'esterno nei nostri confronti. Siamo andati a dirlo anche in giro quando abbiamo incontrato in tutti i comuni per le amministrative. Non è più una questione di mettere una croce su un simbolo, la questione è proprio quella di partecipare in maniera attiva ogni giorno, esserci vicini e combattere insieme, perché se no le cose non le cambieremo mai.
In effetti io mi associo alle parole di Giuseppe, e quello in un certo senso, quello che facciamo noi qui, studiamo dalla mattina alla sera per cercare di tirar fuori il marcio e poi portarlo a voi, si può fare tranquillamente anche nei comuni. Noi abbiamo visto ad esempio nelle comunali, anche se si parla, i giornali naturalmente parlano di flop, quando in realtà abbiamo piazzato non so quanti 200 consiglieri, quindi in realtà rispetto alle scorse comunali siamo andate molto bene. Noi abbiamo visto anche che nei comuni dove più battaglieri, dove si è lavorato tantissimo, ci sono stati dei risultati fantastici, si è arrivati addirittura al ballottaggio e speriamo di avere un sindaco. Quindi lì c'era, se andiamo a guardare, ci sono stati dei gruppi che effettivamente facevano questo, si riunivano la sera, prendevano bilancio alla mano, vedevano tutte le nefandezze che facevano gli amministratori, le portavano il giorno dopo in piazza e creavano consenso tra i cittadini e anche le persone, anche solamente parlando di questo. Ad esempio, adesso parliamo di F35, ma potrebbe essere ad esempio il costo della scuola materna che stanno costruendo di fianco a casa vostra, va ad aggregare le persone che poi si scorderanno anche delle bandiere, perché alla fine è questo. Ma certo, la fine, certo, certo, che le idee vengono prima delle persone, delle bandiere. Le persone. Ma certo, quindi certo, dovremmo per adesso, cioè noi dobbiamo in un certo senso uscire proprio dalla logica politica, poi pensare a sondaggi, a tutte queste cose, attacchi della stampa, e riniziare veramente a dar battaglia nei consigli comunali, ritornare a parlare di tematiche del territorio ed essere veramente duri. Questo è quello che bisogna fare da fuori, a fare la politica vera con la P maiuscola. Qualcuno vi chiede una cosa espressa, scusa Giuseppe ti interrompo solo, ma perché ti leggo questo commento che potrebbe essere interessante. Esiste un'email alla quale vi si può scrivere, perché Francesco dice: io ho un amico nell'esercito che ha informazioni utili per risparmiare nel bilancio della difesa, come posso mettermi in contatto con voi? Allora, guardate, io ho perso il conto del numero delle mail, degli account. A chi lo che dici, Giuseppe? A chi lo dici? A chi lo dici? Noi io anche con il mio collaboratore siamo sempre lì pronti a rispondere, cerchiamo di rispondere a quante persone, più persone possibile. Ovviamente la mole di informazioni, di sollecitazioni che ci arrivano è infinita, però cerchiamo, ci stiamo impegnando, stiamo facendo di tutto. Ora abbiamo anche attivato le pagine Facebook delle diverse commissioni, quindi lì è possibile anche contattarci lì, ma anche personalmente. Noi siamo gli unici forse in tutto il Parlamento che leggiamo le mail istituzionali che ci arrivano, forse non le legge nessuno, e noi cerchiamo anche di rispondere. Quindi c'è assolutamente la possibilità, basta volerlo, noi siamo lì pronti a recepire tutti. Quindi o ci cercate attraverso il sito della Camera, c'è l'elenco di tutti i deputati, quindi ad esempio la mia è frusone_l@camera.it, oppure ci sono appunto le pagine Facebook, c'è la pagina Facebook Difesa, dove molte persone che sono veramente, noi ringraziamo tantissimo gli attivisti, le persone che finalmente hanno in un certo senso qualcosa di raccolta. E quello che vi stiamo dicendo in realtà è un lavoro di concerto con molte persone, oltre ai 7 membri della Commissione Difesa per quanto riguarda gli F-35, diciamo la materia, le cose un po' più tecniche. È arrivato un cameriere e gli è caduto un vassoio pieno di bicchiere di flute. E quindi in realtà sono molte le persone che ci aggiornano con notizie dell'ultima ora, quindi attraverso la commissione difesa, attraverso la pagina Facebook o attraverso l'email, noi comunque leggiamo, anche se alcune volte non siamo in grado di rispondere perché ci vuole tempo, magari rispondiamo dopo un paio di giorni, però effettivamente leggiamo tutto. Quindi questi per adesso sono questi i canali, ma ci stiamo attrezzando per avere anche dei canali un po' più elastici, insomma. Ok, siete stati perfetti, esaurienti. Posso farvi una domanda in conclusione, ragazzi? La faccio a tutti e due, sia a Luca che a Giuseppe. Ma
Copasir e Vigilanza Rai, per esempio, che fine hanno fatto? Perché non se ne parla più? Stanno diventando forse una moneta di scambio? Vi facciamo, duriamo come governo, se voi da una parte fate solo delle minime modifiche al Porcellum, che così si prevedono delle modifiche della Costituzione, allora ci garantiamo 18 mesi di vita perché ci vorrà questo processo, questo iter, allora magari salviamo Silvio Berlusconi dai suoi processi, dai suoi guai, e dall'altra parte mettiamo un bel velo pietoso, stendiamo un velo pietoso su MPS? La tua è una domanda retorica. Sì, sono un po' sciocco, a quest'ora devo dire la verità, sono un po' sciocco, faccio delle domande alla Felice Caccamo. No, a parte gli scherzi, no, nessuno parla più di quelle due commissioni. No, nel senso che ovviamente ce lo chiediamo anche noi e sappiamo benissimo che loro stanno prendendo tempo, secondo noi, perché devono trovare il modo per... non darci il Copasir in tutti, cioè devono trovare assolutamente un modo. Ma per quello che non questo. Capisco è la modalità, cioè c'è un tempo, non c'è una deadline, cioè entro questo devono essere fatte tutte le commissioni, perché tutte le altre bene o male sono partite e queste due possono rimanere così nel dimenticatoio? Non ci sono dei tempi anche legislativi, cioè ci saranno delle regole o no? In realtà ci sono, non so se ci sono dei termini, in realtà ci sono delle regole che stabiliscono appunto che il Copasir va appunto all'opposizione, però questo è il problema, perché la legge dice appunto che va all'opposizione, poi la prassi dice che va la forza politica d'opposizione più grande, che saremmo noi, anzi aggiungo anche che siamo forse l'unica vera forza politica d'opposizione. E il problema è che quando si tratta di prassi e va naturalmente contro di noi, questa prassi può essere anche non rispettata. Certo. Quindi se va a nostro sfavore, invece deve essere. Non è deve. Che per caso, avendo deciso di fare bella figura, noi vabbè, ok, diamo il Copasir al Movimento 5 Stelle, però adesso bruciate tutti i documenti, cioè stanno facendo tabula rasa, cancellano tutto, buttano via tutto, inchieste, stragi di Stato, mafia. Noi, e poi come dopo tu hai detto, dobbiamo mantenere un profilo. No, fatelo dire a me, che io sono lo yes man di Beppe Grillo, quello capace solo a dire sì, ad annuire. Possiamo dire che per adesso non sono state, ma non si parla solo di Vigilanza Rai e Copasir, si parla anche di molte altre commissioni bicamerali e via dicendo. Queste non ci sarà mai, cioè non c'è stata ancora una riunione per decidere la presidenza, perché appunto non sono stati designati i membri, mentre noi, come anche per le commissioni normali, le commissioni permanenti, noi avevamo già tutto bello che è pronto, mesi già a fine marzo, si può dire. Ad esempio il PD, Scelta Civica, ancora non ha dato i nominativi per quanto riguarda la vigilanza RAI, ma mancano ancora ad esempio quelli di Schengen, quelle delle questioni regionali e via dicendo, moltissimi. E addirittura abbiamo avuto anche dei problemi, questa è bellissima, con le delegazioni, perché ci sono appunto delegazioni parlamentari NATO, OSCE e Consiglio d'Europa. Sì. E ad esempio io sono anche un delegato NATO, e però naturalmente non sono stato ancora designato perché gli altri non hanno dato i nomi, quindi rimane in carica la vecchia delegazione. Ci sono stati lavori primaverili della NATO in Lussemburgo qualche settimana fa. Doveva partecipare la vecchia delegazione, però il presidente, per esempio, non ha potuto partecipare per un semplice motivo, che è gli arresti domiciliari, perché appunto era De Gregorio. Quindi veramente stiamo perdendo occasioni su occasioni per dare finalmente anche credibilità al paese. Invece no, loro continuano, arraffano, vanno avanti in questa maniera, e noi veramente siamo stufi di questo, perché siamo stati anche accusati di essere immobilizzare il paese, quando in realtà sono loro che stanno veramente perdendo tempo e bloccando tutto. Quindi veramente non sappiamo più che cosa fare. Io credo prima che... di salutarci, volevo fare un appello a, com'è, diciamo, rispondendo ancora alla domanda di prima, cosa possiamo fare? Stateci vicini, venite fuori da Montecitorio a manifestare contro gli F-35, così la stampa non potrà fare a meno di parlarne, perché sono sicuro che nonostante il nostro impegno, nonostante tutto quello che stiamo facendo, domani si parlerà di tutt'altro sui giornali. Quindi invito tutte le persone
a venire qui a fare una manifestazione pacifica, ecco. Noi non aizziamo nessuna folla, non vogliamo la violenza, vogliamo soltanto che si parli delle questioni importanti per questo paese. Giuseppe, esatto. Tu sai benissimo che domani il titolo di Repubblica sarà l'onorevole Giuseppe Brescia, Movimento 5 Stelle, chiama alla marcia su Roma i suoi. Esatto. Ovvio. Mi fa ridere un commento, certo, che arriva dalla chat. Ragazzi, da qua, dice Marco, da quando siete al Senato e al Parlamento il mio sito preferito è Diretta dalle Camere. Questa la dice lunga sul grado di attenzione che il popolo italiano che ha votato il Movimento 5 Stelle, ma anche non solo, quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle, lo diciamo speriamo sempre che anche gli altri, esatto, aprano gli occhi, che le buone idee non sono di nessuno. Certo, anche certo. Parlare di queste tematiche, spiegare anche nelle occasioni normali alle persone appunto cosa sono gli F-35, che cosa è il reddito di cittadinanza e cosa comporterebbe per il nostro paese, qual è la problematica delle scuole che non sono nemmeno messe in sicurezza. Quindi queste sono tutte tematiche che si possono portare anche nelle, diciamo, nei discorsi di tutti i giorni e magari accantonare discorsi un po' più futili come gossip e via dicendo, e far interessare anche le altre persone a queste tematiche. Nel momento in cui anche loro diventano informati, è fatta la quello cosa, è già attivismo, parole, sì. Quello è già attivismo. Allora, io ringrazio molto entrambi, Luca Frusone e Giuseppe Brescia, nostri due deputati. Ragazzi, avvicinate le vostre mani alla webcam, se ce la fate, in primo piano. Ecco, queste qua sono mani pulite, che ricordiamo che la politica va fatta con le mani pulite e loro ce le hanno. Grazie mille a tutti e due, buon lavoro. Ciao. In Commissione Difesa, ciao, e Commissione, ciao. Cultura, Luca Frusone e Giuseppe Brescia, grazie di essere stati con noi sulla cosa. Ciao. Ciao. Non l'ho detto scherzando, perché le parole del mio presidente, ovvero Sandro Pertini, erano proprio queste. L'appello che io faccio ai giovani è questo: la politica deve essere fatta con le mani pulite. Se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato senza... Reset Radio, riavvia la mente.